Oggi torna un grande classico, la mozzarella in carrozza in friggitrice d'aria. È golosissima! Assottigliamo una fetta di pane in cassetta, mettiamo dentro la mozzarella e un'altra fetta. Sigilliamo bene i bordi con le mani e passiamo nuovamente il mattarello. In un piatto sbattiamo due uova insieme al sale. Quindi passiamo la mozzarella in carrozza prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto ed infine nel pan grattato, sigillando bene tutti i bordi. Se volete potete fare due passate. A questo punto spruzziamo con un po' di olio spray entrambi i lati. Mettiamo la mozzarella direttamente nel cestello della nostra friggitrice già calda, impostiamo 200 gradi 10 minuti ed ecco pronta la nostra mozzarella in carrozza. Guardate quanto è filante, è veramente golosissima, ma soprattutto avete visto com'è facile e veloce da fare in friggitrice d'aria? Mi raccomando, giratela a metà cottura e non dimenticate di seguirmi per nuove ricette.